gli ingredienti segreti della concentrazione. Due consigli su cui basare tutto il tuo concetto di concentrazione quando studi e quando lavori. Numero 1, minimalismo assoluto, l'idea di rimuovere qualsiasi cosa possa creare una distrazione, quindi la scrivania deve contenere soltanto quello che stai studiando, quello su cui stai lavorando, non devono esserci distrazioni, elementi elettronici, beep, notifiche, nulla di tutto questo, minimalismo zen assoluto. E numero 2, l'attività, il fatto di essere coinvolti in quello che stiamo facendo. Cerchiamo di mettere insieme un metodo di studio che ci tenga costantemente ingaggiati, costantemente interessati e soprattutto attivi, in modo che non diamo il tempo al nostro cervello di distrarsi. Usiamo questi due segreti e rimaniamo concentrati. Ogni tanto capita che mi chiediate in messaggio privato che cosa ne penso dei cosiddetti nootropi. I nootropi sono quell'insieme di droghe, farmaci e in ogni caso sostanze che dovrebbero potenziare la nostra capacità mentale anche riguardante lo studio. Ebbene, quello che penso è che sono pericolosi, illegali e soprattutto bisogna tenersene completamente alla larga. Dovete prenderli un po' come gli steroidi per gli atleti, sono qualcosa di pericoloso, non vanno bene per le persone che hanno una normale funzionalità, insomma, cognitiva, ma sono dei farmaci da utilizzare soltanto nel caso di malattie o di difficoltà. Tenetevene alla larga, sicuramente sì, funzionano, ma hanno degli effetti collaterali pazzeschi e possono essere veramente molto pericolosi. L'importanza degli esempi nello studio. Perché gli esempi sono così importanti e soprattutto in che ambito devono essere utilizzati? Sono importanti in due sensi. Nel primo, nella fase in cui acquisiamo ciò che stiamo studiando per chiarire l'argomento e aiutarci a capire e assorbire le informazioni più facilmente. Ma nella seconda fase, quella in cui siamo produttivi, siamo noi a creare gli esempi e questo ci permette di rielaborare quello che stiamo studiando, approfondire ancora di più e diventare padroni della materia. Gli esempi quindi non vanno soltanto ricevuti, ma vanno anche creati, vanno incoraggiati e le persone che studiano devono abituarsi a saperne creare continuamente di nuovi per spiegare a qualcun altro quello che hanno imparato. In questo modo potenzieremo l'apprendimento e sfrutteremo al massimo il potere degli esempi. Assistere agli esami orali. L'annosa questione è: ha senso? Non ha senso? Fa più ansia che altro? Beh, innanzitutto io ti dico che assistere agli esami orali può essere sicuramente un momento veramente molto importante per prepararsi per l'esame, a patto che facciate due cose. La numero uno è che rimaniate tranquilli, non siate persone che vengono, come dire, condizionate e gli arrivi l'ansia addosso come se fosse una marea che non sanno controllare, quindi non è per tutti. Se sai di essere una persona particolarmente ansiosa, particolarmente che trova particolarmente faticoso guardare qualcun altro interrogato, lascia stare perché potrebbe avere un effetto controproducente. La seconda cosa a cui prestare attenzione è: se vai a vedere degli esami orali, prendi appunti, segnati le domande che vengono date, segnati le risposte e cerca di capire lo stile di interrogazione dell'insegnante. Non limitarti quindi a assistere, ma usala come una vera e propria lezione da cui imparare e da cui trarre insegnamenti per la tua preparazione. La paura di autovalutarsi. I ragazzi spesso, quando si trovano di fronte a un esame, soprattutto le prime volte, tendono a non mettere in atto una serie di strategie veramente oggettive e particolari per autovalutare la propria preparazione. In parte perché non le conoscono, sicuramente, ma in parte anche perché non vogliono scoprire, insomma, carta canta se sono veramente preparati per l'esame. Ed ecco che si origina quel fenomeno per cui non so se sono davvero preparato, vado a tentare l'esame, cerco un po' di usare la fortuna e non sono mai consapevole davvero di se il mio studio sia andato a buon fine, se ho veramente studiato nel modo corretto. Lasciamo da parte tutto questo, lasciamo da parte questa paura e cominciamo a autovalutarci in maniera oggettiva, scientifica, con dei punti, con domande e risposte, un testing fatto bene che ci dica esattamente come ci siamo preparati. Mentre studi, cerca i collegamenti tra materie diverse o tra argomenti diversi. Perché l'idea del collegamento è così importante nello studio? Beh, perché ti permette, anzi ti costringe a guardare da un altro punto di vista la materia, a attaccarla, appunto a collegarla con qualcosa di diverso, e questo approfondisce la tua comprensione e anche ti dà una visione chiara di quali sono le parti che ancora non hai studiato correttamente. Quando non sei in grado di produrre dei collegamenti, non sei in grado di fare degli esempi, non sei in grado di allacciarti a qualcosa di diverso, vuol dire che quell'argomento, quello che stai studiando in quel momento, non è stato approfondito a sufficienza e devi tornare alla fase di studio.
partire dai fondamentali. Se mi segui da un po' lo sai, il metodo di studio è un qualche cosa di complesso, un sistema costruito da diverse metodologie, diversi passaggi, diverse cose da fare, ma se non sai da dove partire sono due o tre quegli elementi fondamentali su cui costruire le fondamenta per tutto il tuo metodo di studio, e sono la lettura efficace, la pianificazione, quindi il sapersi organizzare, e la schematizzazione, il fatto di creare degli schemi. Su questa base poi potrai costruire tutte le finezze, tutti i dettagli e arrivare a una vera padronanza di un metodo di studio perfetto.